Buongiorno a tutti, a tutte. Siamo qui per celebrare la semifinale delle Olimpiadi di debate tra due squadre che hanno realizzato un fantastico percorso fino ad ora nel torneo. La squadra del Molise che avrà l'onere del pro e per cui già all'inizio del dibattito propongo un applauso. La squadra dell'Emilia Romagna che oggi ha l'onere del contro e per cui naturalmente chiedo un applauso. Non ci sono molte altre cose da dire, siete tutti dei beta esperti e magari possiamo ricordare la mozione che è la seguente. Questa casa ritiene che le multe per violazioni del codice della strada dovrebbero essere completamente convertite in periodi di lavoro socialmente utile. Teniamo ancora un po' alta la suspense, la suspense, come preferite. Ok, è importante avere la mozione portata di mano, che vi ricorda il faro, no? Del dibattito che andrete a intraprendere. Noi siamo pronti? Voi siete pronti? Bene, allora do la parola al primo speaker della Casa di Governo. Mio intervento inizia tra 3, 2, 1. Le multe per violazioni del codice della strada dovrebbero essere completamente convertite in un periodo di lavoro socialmente utile. Leggendo questa mozione di primo impatto ci siamo chiesti perché? E dando un'occhiata al libro dei fatti abbiamo constatato come da quando si sia deciso di gestire in questa maniera la gestione per l'appunto delle violazioni compiute nel codice della strada non ci siano stati grandi cambiamenti. Le violazioni sono rimaste della stessa quantità, talvolta sono aumentate e ci siamo chiesti dunque perché apportare una modifica. E ci siamo dati questa risposta, perché c'è sempre tempo per migliorare le situazioni, la società. E dunque ci siamo anche chiesti successivamente perché potesse essere vantaggioso apportare una modifica come quella proposta dalla mozione. E se fosse possibile apportare una modifica che consentisse un miglioramento? E la nostra risposta al termine è stata affermativa. Ed è per questo che vi saluto. Sono Simona, prima speaker della mia squadra, squadra di governo, e il mio compito, il mio onere oggi sarà quello innanzitutto di definire i termini della mozione, successivamente di elencare e spiegare quelle che saranno le argomentazioni a favore della nostra posizione e infine approfondire quelle che saranno le tematiche da me trattate. Parto andando per ordine, dunque parliamo di definizioni fondamentali. Andando per ordine della mozione, multe. La multa è una pena pecuniaria prevista per determinati reati. In questo ambito ovviamente si parla di quei reati dati dalle norme del codice della strada. Poi abbiamo la violazione, quindi l'inosservanza di una norma. In questo caso, per l'appunto, si parla sempre di codice della strada, completamente, compiutamente o del tutto. Convertire vuol dire trasformare o tramutare. E infine il lavoro socialmente utile, la definizione più importante, quella attorno cui ruota questo intero dibattito. Dunque, è quel lavoro svolto da lavoratori precari presso amministrazioni pubbliche, solitamente legati a quei servizi che sono culturali o ambientali. Questo per quanto concerne l'aspetto delle definizioni e in che modo abbiamo deciso di suffragare quella che è la nostra posizione.
Io mi occuperò di portare la nostra proposta e di argomentare il suo impatto. Quindi perché l'impatto di questa proposta sarebbe positivo, sarebbe vantaggioso. La mia compagna Sofia invece si occuperà di analizzare un altro aspetto. Forse un aspetto potremmo definirlo quasi più valoriale. Quindi perché sia efficiente, analizzando la tematica del tempo e dell'equità. Affermate quelle che saranno le tematiche da noi affrontate all'interno di questa disputa, passo con l'enucleare i miei punti. Quindi partiamo dalla nostra proposta. Ovviamente la nostra proposta è quella della mozione, però abbiamo bisogno di comprendere quale sia il funzionamento di questa proposta per assicurarci che ci sia un'attuabilità. Allora, come funzionerebbe la nostra proposta? Sostanzialmente ogni multa ha una corrispondenza pecuniaria in base alla sua gravità e poi eventualmente anche una perdita dei punti. Il modello consisterebbe semplicemente in questo: all'individuo che ha commesso un reato punibile attraverso la multa verrebbero assegnate delle ore di lavori socialmente utili corrispondenti alla gravità della multa, quindi quantità di ore corrispondente alla gravità della multa. Ovviamente se la multa prevedeva già la rimozione dei punti della patente, questa rimozione rimarrà, perché ovviamente si parla di una conversione, non si parla di un aggravare o di un rendere la pena meno grave, si tratta di apparare la situazione, anche se poi, come vedremo adesso, per quanto riguarda l'impatto di questa proposta, ci saranno dei vantaggi, ci sono degli ingenti vantaggi. Però per quanto concerne l'aspetto del, potremmo chiamarlo modello, di quella che è la nostra proposta, questo è quanto al momento. Ora, parlando invece dell'impatto positivo, dei vantaggi che si otterrebbero da una simile modifica, da un simile provvedimento, per capire al meglio in che modo questo provvedimento andrebbe a colpire l'intera società, abbiamo analizzato i tre stakeholder principali, ovvero l'individuo, lo Stato, la collettività. Partendo dall'individuo. Diciamo che qui, per effettuare un'analisi più specifica, ci siamo concentrati su due categorie in particolare, ovvero il cittadino, l'individuo che si trova in una condizione economica di benessere, quindi un cittadino in una condizione economica di ricchezza, abbiante, e il cittadino che si trova in una condizione di povertà o comunque di minore benessere. Cosa accadrebbe con questa modifica al cittadino che si trova in una buona condizione economica? Allora, le multe non sono di particolare entità a livello monetario, si parla di un centinaio di euro. Per una persona che è in una buona condizione economica, quel centinaio di euro non è niente o è molto poco. Quindi di fatto non si va a lenire quello che è l'individuo, non si va a far scattare un qualcosa nell'individuo che possa migliorare la situazione, mentre utilizzando questo approccio, quindi inserendo il periodo di lavoro socialmente utile, si andrebbe a attaccare il tempo dell'individuo. Ora, io questo concetto mi limiterò ad accennarlo perché sarà approfondito dalla mia compagna Sofia, però lei dimostrerà come il tempo da questo punto di vista sia molto, molto più significativo dell'aspetto pecuniario. Parlando invece del cittadino in una condizione di povertà, il vantaggio sarebbe sia da un punto di vista economico, perché quei 500 euro che per il cittadino ricco non sono niente, per il cittadino in una condizione di povertà possono essere molto di più, si può parlare anche della metà di uno stipendio, quindi si parla di un'ingente quantità per quel cittadino. Quindi va a vantaggio di quel cittadino perché non lo si pone in una condizione di eccessivo malessere e allo stesso tempo si aiuta il cittadino a far crescere una maggiore fiducia nei confronti, prego. Ma invece per quelle sanzioni minori, da poche decine di euro, come giustifichereste questo cambio così drastico? Grazie per la domanda. Questo cambio così drastico per quanto riguarda quelle piccole sanzioni in realtà non darebbe particolari problemi. Come già detto, è un sistema proporzionale, quindi la quantità di ore non sarebbe ingente, cioè non sarebbe un gran problema per l'individuo. Comunque sarebbe un risparmio di denaro, quindi questo è da valutare. Comunque, tornando all'individuo in una condizione di povertà, il vantaggio sarebbe anche il fatto che la persona non avrebbe più una sfiducia nei confronti di coloro che gli avrebbero potuto sottrarre il suo sostentamento. Per quanto riguarda lo Stato, invece, il vantaggio è il seguente, appunto, ricollegandomi a questo punto, acquista quella che è la fiducia del cittadino. Lo Stato non nasce come nemico del cittadino, ma per dare supporto al cittadino. Invece, per quanto riguarda la collettività, si parla di lavori socialmente utili, quindi già di base sono lavori che migliorano la qualità della vita della società
in toto, ma soprattutto si tratta di lavori che non sempre i comuni, visto che si parla qui in particolare di pubbliche amministrazioni, non compiono. Sono quelle spese che vengono per prima tagliate perché ci sono delle altre priorità all'interno dei comuni e all'interno delle entità statali. Invece in questo modo si potrebbe migliorare appunto quello che è l'ambiente anche da questo punto di vista. Quindi per riprendere i punti salienti della nostra posizione, noi perché sosteniamo questo provvedimento? Innanzitutto perché dal punto di vista del modello è fattibile, non è un modello particolarmente complesso, non si parlerebbe di effettuare una rivoluzione peculiare, capillare. E invece per quanto riguarda i vantaggi, perché ce ne sono per ogni membro della società, per l'individuo, per lo Stato e per la collettività stessa, cioè per l'ambiente stesso in cui l'individuo si trova. Ed è per questo che noi oggi sosteniamo questa posizione. Grazie. Inizio l'intervento tra 3, 2, 1. Buongiorno a tutti, gentili giudici e gentili spettatori, ma anche gentili avversari. Vorrei iniziare il mio intervento confutando quello che è stato detto dalla squadra avversaria. La situazione, è stato detto, che non è cambiata e quindi è necessario un cambiamento. Bene, noi siamo assolutamente d'accordo con voi e ve lo specificheremo esponendo quello che è il nostro modello durante la mia argomentazione. Inoltre, avete iniziato a spiegare il modello, ovvero che sostituireste le multe con le ore corrispondenti in lavori socialmente utili. E siamo d'accordo, in parte. Anche con la perdita dei punti, che sarebbe un fattore che rimarrebbe. E anche su questo punto siamo d'accordo. Avete iniziato però a parlare dell'impatto. Riguardo all'individuo avete detto che un cittadino benestante sarebbe indifferente davanti a una spesa pecuniaria, ma non davanti al fattore tempo. E un cittadino povero, al contrario, sarebbe più danneggiato da un punto di vista economico, mentre con una pena dal punto attraverso i lavori socialmente utili sarebbe meno danneggiato. Bene, la domanda sorge spontanea. Come facilitare la vita, diciamo così, o eliminando la multa a un cittadino povero, potremmo dire così, come dovrebbe aiutare questo o spingere questo cittadino a non compiere più determinate azioni, infrazioni che appunto sono criminali? Come evitare ciò? Se io gli aiuto... Prego. Sei consapevole che punire qualcuno per un atto illecito e metterlo nella condizione di non potersi pagare da mangiare sono due cose differenti? Assolutamente sì, ma io sto discutendo su un'altra cosa. Infatti, se un cittadino povero sa di non disporre di una determinata quantità di denaro, è ovvio che starà più attento alle sue azioni e quindi non le compirà. Poi rifiuto, grazie. Inoltre avete detto che lo Stato attraverso questa riforma acquisirebbe la fiducia del cittadino. Non ci avete però specificato in che modo. Inoltre lo Stato verrebbe danneggiato perché, come voi stessi, avete detto che il cittadino benestante sarebbe appunto indifferente davanti a un fattore soldi, mentre sarebbe maggiormente danneggiato davanti a un fattore tempo. Quindi come un cittadino benestante acquisirebbe più fiducia nello Stato? Bene. Terminata la fase di confutazione, vorrei procedere esponendo quella che è la timeline della mia squadra, ovvero che alla natura di un'infrazione dovrebbe corrispondere una pena di uguale natura. Bene, procedo ora esponendo quella che è la linea argomentativa della mia squadra. Io, primo speaker, vi esporrò il contromodello. Inoltre vi spiegherò come il modello porterebbe e causerebbe un surplus di persone che sarebbero inutili, sarebbe inutile penalizzare e come vi spiegherò meglio più avanti. Il secondo speaker invece vi spiegherà come la vostra soluzione sia una soluzione draconica, esagerata.
e inoltre vi parlerà del danno economico che la vostra proposta causerebbe allo Stato. Bene, proseguo esponendo quello che è il modello della mia squadra. La nostra squadra divide, separa due tipi di infrazioni, ovvero azioni che causano un danno alla comunità e che portano a lavori al ripagamento di questi danni attraverso lavori socialmente utili, e un altro tipo di infrazioni, e sono ad esempio danni verso l'ente amministrativo, quale lo Stato, che porta a una sanzione pecuniaria amministrativa. Quindi un esempio di danni verso la comunità potrebbe essere un graffito che lede comunque l'ambiente in cui una comunità vive. E come ripagare questo, come rifiuto, come riparare a questo danno? Bene, il colpevole sarebbe richiamato a ripulire la parete che ha danneggiato. Come un esempio invece di danno verso un ente amministrativo, ad esempio, è non pagare le tasse, l'evasione fiscale, quindi un danno alle casse dello Stato, che sarebbe quindi ripagato attraverso una multa. Quindi, ed è qua che adesso il nostro modello si fa più chiaro, ovvero la distinzione tra due tipi di infrazioni. Un'infrazione che è comportata da azioni contro la comunità e azioni che vanno contro un ente amministrativo. Nel primo caso intendiamo i comportamenti pericolosi, come ad esempio la violazione dei limiti stradali, che mettono a repentaglio non solo la vita dello stesso conducente, ma anche degli altri utenti della strada. Quindi come ripagare questo danno? Attraverso un lavoro socialmente utile. Come potrei ripagare questa violazione attraverso una spesa pecuniaria? Poiché, come vi ho già detto, secondo la nostra timeline, ad una natura di un'infrazione deve corrispondere una pena di uguale natura. Nel secondo caso, invece, un esempio di danno verso un ente amministrativo sarebbe non pago il parcheggio, oppure non pago un bollo, cioè una negligenza dolosa o colposa verso un ente amministrativo che causa un danno, ad esempio, alla cassa dello Stato. Quindi devo ripagare questo danno, e come lo faccio? Attraverso soldi. Bene, proseguo ora esponendo quello che è il primo argomento, ovvero che il vostro modello porterebbe a un surplus, a una inutilità delle persone impiegate nei lavori socialmente utili. Dal libro dei fatti, infatti, abbiamo scoperto che ben 172 in un anno vi sono 172.183 incidenti. Bene, noi pensiamo che ogni incidente corrisponda a una multa. Quindi, come è proposto da voi, in che modo sei nel minuto protetto? Quindi, in che modo io, Stato, potrei andare a impiegare queste persone? In che modo mi possono essere utili una mole così grande di persone? E anche magari una multa da 10 euro, da 2 euro. Quante persone prendono questo tipo di multe? Sarebbe un surplus, un andare a caricare la società, ma anche l'ambiente circostante, e quindi rendere queste pene inutili, poiché i puniti non sarebbero puniti correttamente. Grazie, concludo qui il mio intervento. Ok. Il mio intervento comincerà tra 3, 2, 1. Salve a tutti, sono Sofia, seconda speaker della Casa Pro, e sono qui per condurre la seconda argomentazione. Vorrei iniziare confutando alcune delle asserzioni della squadra avversaria. Allora, anzitutto, i nostri avversari si sono contraddetti all'interno di una loro stessa confutazione. Sostanzialmente ci hanno detto che questo tipo di provvedimento non va bene se lo applichiamo ad un cittadino con un reddito basso, loro hanno deciso un cittadino povero, perché in questo modo lo si facilita e quindi non va bene.
ma allo stesso tempo, nello stesso, probabilmente nel giro dello stesso minuto, hanno detto che se invece lo fai con un cittadino ricco, acquista più fiducia nello Stato e quindi non va bene allo stesso modo. Quindi noi non abbiamo capito la posizione dei nostri avversari. Va bene o non va bene che i cittadini vengano danneggiati o vengano favoriti? Quello che noi sosteniamo è semplicemente un beneficio che deriva dall'equità del trattamento. Semplicemente non danneggiare in maniera troppo, evidente un cittadino povero, ma allo stesso tempo dare una punizione al ricco. Perché il cittadino ricco non ha una punizione nel momento in cui appunto le multe, come dicevano i nostri avversari nel point che hanno fatto la mia compagna, sono di poche decine di euro. Effettivamente lì l'impatto sul cittadino più ricco è veramente molto basso. Ed è per questo che noi chiediamo che questo impatto venga ricostituito, venga riconvertito in ore, in tempo. Ma questo lo analizzeremo più tardi, il tempo è qualcosa di davvero fondamentale. La seconda confutazione... riguarda il surplus di cui ci hanno accusato i nostri avversari. I nostri avversari ci hanno detto che con questo tipo di modello potremmo avere un surplus a causa di questi tantissimi incidenti che per loro sono uguali alle infrazioni del codice della strada. Allora, anzitutto, incidenti non vuol dire infrazione del codice della strada, perché quando parliamo di infrazioni che vengono punite con le multe, sono infrazioni che non riguardano il codice penale. Molti degli incidenti sono incidenti che invece vanno a finire nel penale, perché arrecano un danno fisico ad una persona, o addirittura possiamo parlare di omicidio stradale. Ce ne sono molti di questi incidenti che non vanno solo su un piano civile. Prego. Sei consapevole che all'interno di uno stesso concorso di incidenti esiste sia una componente penale che una componente civile con la relativa sanzione pecuniaria amministrativa? Sì, ma questo comunque vuol dire che aspettate, adesso ci arriva la seconda parte della mia imputazione. Laddove la componente pecuniaria, come ci hanno ricordato i nostri avversari, non è così alta, comunque concorre anche una componente penale, e laddove la componente pecuniaria è comunque bassa, non c'è un surplus, perché le ore sono direttamente proporzionali. Ci sono poche ore, ergo non c'è un surplus, queste poche ore corrispondono a poco denaro. Dove sarebbe il problema? E poi un'altra cosa che vorrei portare all'attenzione dei nostri avversari: questi lavori socialmente utili non si fanno così tanto, anzi sono la prima cosa che uno Stato o un comune taglia come fondo. Molti di questi lavori rimarrebbero incompiuti, anche proprio per questo è un vantaggio per lo Stato, perché questi lavori altrimenti rimangono incompiuti, ed è così che noi arriviamo appunto a dire che è così efficace, è così efficiente. E un'ultima confutazione che vorrei fare, in realtà riguarda un po' la linea generale che la squadra avversaria ha deciso di approcciare. Loro sostengono che è più conveniente sostenere per metà sostanzialmente la nostra posizione, perché non abbiamo capito. La confutazione in questo caso è molto semplice: perché dovremmo? È più efficiente applicarlo su tutta la linea, per tutti i motivi che vi abbiamo elencato. È più efficiente con i cittadini, perché il trattamento è pari, è paritario. È più efficiente per lo Stato, che ne guadagna soltanto, ed è più efficiente per la collettività, che ne guadagna in ogni termine, sia per i lavori socialmente utili, ma anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Ricordiamoci che questi lavori vanno ad alleviare in qualche modo quello che è l'aspetto ambientale. Molti sono lavori a livello ecologico, questo agevola la collettività. Quindi perché non utilizzarlo su tutta la linea? Questo la squadra avversaria non ce l'ha assolutamente dimostrato. Vorrei adesso quindi parlare della mia argomentazione, che è appunto perché questo tipo di provvedimento sarebbe effettivamente efficiente. Perché va ad irrompere in una parte dell'individuo, che è la coscienza, in modo forte, in modo prorompente. Ognuno di noi tiene in maniera incredibile al proprio tempo, anche se a volte non ci rendiamo conto di quanto sia importante. Seneca dice che ogni attimo che trascorre appartiene alla morte. Ogni attimo che noi perdiamo è un attimo perduto. Il tempo ha un valore inestimabile, ma soprattutto è una componente che tutti abbiamo. Tutti abbiamo il tempo, effettivamente. Tutti lo abbiamo anche come consapevolezza. Noi abbiamo consapevolezza del tempo che impieghiamo, del tempo che perdiamo, del tempo che noi dedichiamo a ciò che amiamo e ciò che vorremmo fare. Nel momento in cui la squadra avversaria preferisce una sanzione pecuniaria, sta dimenticando una cosa importantissima, che è insita.
nella legge stessa. L'equità, il fatto che la legge è uguale per tutti. È scritto in ogni tribunale, la legge è uguale per tutti, e in questo modo la legge sarebbe davvero uguale per tutti, perché punirebbe tutti sullo stesso piano, ovvero togliendogli del tempo. Del tempo che viene tolto allo stesso modo sia al ricco sia al povero sia al cittadino di ceto medio. È una sanzione che potrebbe davvero avere un'efficacia. Perché potrebbe davvero avere un'efficacia? Perché ha un impatto reale. Ha un impatto reale e non distruttivo sul cittadino povero. Perché il tempo che impiega non è distruttivo quanto lo sarebbero dei soldi che dovrebbe impiegare, che magari non ha neanche, e che lo metterebbe in una posizione di forte sfiducia verso lo Stato. E allo stesso modo ha un grande impatto per il ricco, perché anche i cittadini ricchi, pur avendo molto denaro, hanno consapevolezza del proprio tempo, che è una risorsa davvero, ma davvero inestimabile. Ed è così che noi vogliamo che la legge funzioni. Noi vogliamo che la legge funzioni in modo paritario per tutti, non distruggendo chi non ha la possibilità e neanche avvantaggiando chi invece ne ha troppa di possibilità. Noi vogliamo che la legge sia uguale per tutti, e lo vogliamo così, lo vogliamo convertendo quelle che sarebbero delle sanzioni pecuniarie in lavori socialmente utili. E perché? Perché anzitutto, come abbiamo già detto, giova a tutti gli stakeholder coinvolti all'interno della mozione. In primo luogo, come abbiamo già dimostrato, agli stessi cittadini, perché nessuno dei cittadini verrebbe trattato in modo non paritario. In secondo luogo allo Stato stesso, che vede in questo tipo di sanzione un apparo della questione pecuniaria. Perché ricordiamoci che le multe che lo Stato acquisirebbe poi vengono in qualche modo cambiate nei soldi che invece non dovrebbe spendere per pagare chi invece dovrebbe fare i lavori socialmente utili. Perché questi lavori socialmente utili sono la pena. E alla collettività, perché sono lavori che vanno a favorire quello che è l'ambiente della collettività. E in secondo luogo perché questo è un provvedimento davvero, davvero efficiente, perché batte su ciò che abbiamo noi di più prezioso, il tempo. Il tempo che, ripeto, è uguale per tutti, come lo è la legge è uguale per tutti, anche il tempo è effettivamente uguale per tutti. E allora vorrei chiedere, allora è per questo che noi sosteniamo così fortemente questa posizione. Grazie. 8 minuti e 4 secondi. Buongiorno a tutti. Durante questo mio intervento andrò a ricoprire un ruolo fondamentale, perché farò, diciamo, da mediatore tra quelle che sono state le nostre posizioni e le posizioni della squadra pro, facendomi emergere come in realtà siamo d'accordo su molti punti. Siamo d'accordo, ad esempio, sul valore che possiamo attribuire a un valore, a uno scopo rieducativo, sul valore che si può attribuire al tempo, ma siamo invece in disaccordo sul come farlo. Siamo in disaccordo su come convertire completamente le pene pecuniarie in lavori socialmente utili. Per questo confuterò quanto affermato dalla seconda speaker. In particolar modo riprenderò il fatto che certi lavori che attualmente afferma rimanere incompiuti, in realtà non sarebbe così. Ci sarebbe un'abbondanza, una sovrabbondanza di persone che non porterebbe a nulla. Così come mentre afferma che lo Stato ne guadagnerebbe soltanto, vi dimostrerò che in realtà, nonostante il tentativo portato alla fine del suo intervento di dimostrarci come in realtà questo non avrebbe un rincaro economico, comporterebbe un danno gravissimo alle casse dello Stato. E infine vi farò vedere e ribadirò come stiano generalizzando diversi tipi di infrazioni con nature profondamente diverse giuridicamente, che richiederebbero una sanzione equiparabile alla loro natura. Infatti, prendiamo i tanti incidenti che, come anche la squadra avversaria affermata, hanno confermato il fatto che contribuiscano una sanzione economica e di conseguenza un rispettivo lavoro. Prendiamo tutti i casi di parcheggi non pagati, voli non rinnovati. Quanti milioni di infrazioni avremmo, quanti milioni di persone avremmo impiegato ogni anno nei lavori socialmente utili? Questo non solo si può dire, vabbè, sono poche ore, cosa da poco, no, perché bisogna organizzare queste persone, bisogna dargli uno scopo, è necessaria tantissima gente che lavori affinché essi possano svolgere i lavori socialmente utili.
In pratica diventerebbero un lavoro ancora più complesso organizzare queste persone che non far svolgere a qualcun altro, come oggi avviene, questi lavori. Sarebbe una perdita economica perché dovremmo pagare, dovremmo investire per organizzare tutto questo. No, grazie, tutta questa, insomma, teatrino che porterebbe a poco. Inoltre lo Stato non ne beneficerebbe, perché come vi dimostrerò con la mia argomentazione, il danno economico sarebbe troppo ingente, dato che attualmente la principale fonte di entrata della maggior parte dei comuni italiani sta proprio nelle sanzioni derivanti da questo tipo di punizioni, di multe. Infine, come voglio riprendere dal mio primo speaker, esistono all'interno del nostro ordinamento punizioni, infrazioni di tipo diverse. È per questo motivo che noi vogliamo distinguere. Vogliamo far sì che la giustizia non solo sia uguale per tutti, sia equa, ma che anche le punizioni siano eque, siano logicamente eque. Cosa vuol dire? A danni contro la comunità corrisponde un risarcimento verso la comunità, ergo lavori socialmente utili. Noi siamo d'accordo sulla loro efficacia, noi riteniamo che il tempo che una persona investe sia uguale per tutti, perciò crediamo nella loro funzionalità, perché vado a ripagare la comunità con un qualcosa che mi è prezioso, quindi do un vero contributo. Però esistono anche infrazioni contro l'amministrazione, perciò le devo ripagare col soldo dell'amministrazione, le devo ripagare con una multa. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Dobbiamo usare la stessa moneta per lo stesso tipo di infrazione. Da qui la nostra necessità di distinguere in due tipologie diverse le infrazioni. Venendo ora alle mie argomentazioni, tengo a dimostrarvi come in realtà questa conversione non sarebbe tanto semplice, al punto che in alcuni casi sarebbe quasi una risoluzione di carattere draconiani, un'esagerazione fin troppo severo. In particolar modo per le sanzioni di minor carico, questa sanzione come potrebbe essere applicata in maniera efficace? Come a livello oggettivo pochi euro di multa dovrebbero essere convertiti in ore? Sì, certo, pochi soldi, poche ore, però come vi ho già detto questo corrisponde un immenso lavoro amministrativo alle spalle. Perciò non trovate drastico organizzare tutto questo sistema per un cosa che sarebbe troppo poco, oppure un'esagerazione per giustificare effettivamente la riforma. Prego. Scusate, ma attualmente, visto che i lavori socialmente utili si fanno a prescindere, non avete lo stesso problema di organizzazione? Sì. Quale sarebbe la differenza? La differenza sarebbe che ora sono previsti in forme ben determinate e soprattutto riguardano categorie ben limitate di persone. No. Non avremmo milioni e milioni di persone ogni anno impiegate nei lavori socialmente utili. Ma di cosa stiamo parlando? Il lavoro organizzativo sarebbe molto più esagerato. Dovremmo organizzare molte più persone per svolgere mansioni che magari le tengono impiegate una ventina di minuti. Per quale motivo? A questo punto, dopo aver trattato queste disquisizioni che riguardano il diritto, l'idea di diritto in sé, vorrei tornare su qualcosa di più basso, sull'umilità merici, che però sono molto interessanti a nostro avviso attualmente. Voglio parlarvi di una questione veramente pecuniaria, del denaro, che purtroppo è fondamentale per l'amministrazione del nostro Stato. Cosa avviene? Beh, come vi ho già spiegato, la gran parte degli introiti provenienti dalle casse dello Stato, che serve non solo a pagare i lavori, ma serve anche a mantenere strade, infrastrutture, pagare gli stipendi del comune, consentire l'erogazione di tantissimi servizi che esulano dai lavori socialmente utili, viene pagata proprio con gli incassi provenienti dalle multe. La verità è che non possiamo fare a meno di questo denaro. Questo denaro è una parte fondamentale all'interno del bilancio statale. No, prego. A questo punto vediamo come il nostro modello risponde in maniera più efficace al problema, perché riesce a coniugare la necessità di dare una giusta pena allo stesso tipo di reato, perciò andando anche a impattare maggiormente su tutta la popolazione. In questo modo, per determinate sanzioni, il ricco sarebbe punito col suo tempo, pagando tanto quanto il povero. Equità. Perfetto, siamo d'accordo. Però al tempo stesso, per sanzioni di natura prettamente amministrativa, quindi un danno contro lo Stato e non contro la comunità, ripagheremmo con la moneta dello Stato, quindi con una multa. Questo ci consentirebbe di coniugare le due attività e continuare ad avere una fonte di introiti che ci consenta di mantenere vivo tutto quel sistema amministrativo che è fondamentale e attualmente non potrebbe precludere da queste fonti di incasso. La squadra pro ha provato a dirci che queste spese sarebbero compensate dal far lavorare gratis delle persone in lavori socialmente utili.
Però vi abbiamo fatto vedere come esse vadano molto oltre, come riguardino tanti altri aspetti che non possono essere banalizzati semplicemente dicendo beh, risparmieremmo facendo lavorare queste persone. Tengo a precisarvi che dovremmo anche potenziare tantissimo l'apparato organizzativo e questo costituirebbe un'ulteriore spesa, ergo un'ulteriore voce dai bilanci. A questo punto, ricapitolando quello che è la linea della mia squadra, noi siamo d'accordo con una giustizia equa, noi siamo d'accordo con una giustizia che realmente punisca un crimine della, di una data natura con una pena della stessa natura. Da qui la nostra necessità di fare un distinguo a crimini, a infrazioni contro la comunità, risarcimenti alla comunità con lavori socialmente utili. Invece a infrazioni contro l'ente amministrativo, sanzioni amministrative. Questo ci permetterebbe di evitare anche una debacle delle finanze, delle casse delle singole amministrazioni provinciali e comunali, consentendo dunque di risolvere in maniera corretta un problema senza creare ulteriori criticità, come invece avverrebbe col modello portato dai pro. Vi ringrazio per l'attenzione e concludo qui il mio intervento. Uno. Buon pomeriggio a tutti, sono Giulia D'Angelo, terza speaker della squadra PRO. Oggi mi occuperò di confutare le asserzioni portate dalla squadra avversaria con le quali la nostra casa non è d'accordo. Partiamo con ordine. Primo intervento. Ci hanno dato ragione sul fatto che la situazione non va bene, perché le cose non cambiano, perché le multe aumentano, perché la gente non smette di trasgredire le regole. Benissimo. Inoltre hanno iniziato a sostenere quello che è il nostro modello in parte, quindi metà del loro modello è identico al nostro. Inoltre qui abbiamo fatto un point al primo speaker della squadra contro, chiedendogli se fosse consapevole che punire un cittadino per un'infrazione potesse voler dire comportare la fame di quest'ultimo, potesse voler dire comportare non riuscire a pagare l'affitto quel mese, potesse voler dire metterlo in una grave difficoltà da non poter arrivare a fine mese. La risposta dello speaker della squadra contro è stata: se un cittadino è povero, sta più attento. Veramente la squadra contro si fa portavoce di una filosofia del genere, dove nel nostro paese o in tutti i paesi i cittadini più poveri sono obbligati a stare più attenti solo in quanto poveri? I cittadini più ricchi si possono permettere di trasgredire le regole, perché tanto a loro non manca da mangiare, a loro non manca un tetto, a loro non manca da vivere, perché sono più ricchi. Andando avanti con la mia confutazione, vorrei parlare di un grande tema sollevato dalla squadra contro, che è quello del surplus delle persone. Partiamo dal presupposto che stiamo parlando a livello nazionale, quindi dobbiamo guardare l'interità del territorio, dello Stato in cui si verrebbe ad applicare il nostro modello. Per questo, sostenendo inoltre che la maggior parte delle multe sono di un valore irrisorio, come possono essere 2, 20, 10, 15 euro, il tempo sarebbe molto poco, quindi queste persone avrebbero la possibilità di cambiare continuamente e di fluire velocemente, ma soprattutto nel caso le persone fossero troppe, semplicemente si metterebbero in attesa. Si creerebbe un'attesa, una fila e si gestirebbero le persone, come tra l'altro bisogna fare adesso, perché ricordiamo che i lavori socialmente utili vengono utilizzati anche oggi e vengono gestiti dallo Stato. Andando avanti con le confutazioni, vorrei chiedere alla squadra avversaria perché il loro modello è più efficace. Perché sostengono in parte il nostro, dicendo che il nostro è efficace in parte, senza spiegarci perché il loro modello, che prende iniziativa dal nostro, dovrebbe essere più efficace. Andando avanti vorrei parlare dell'intervento del secondo speaker. Il secondo speaker, che all'inizio del suo intervento ha affermato che è d'accordo con il nostro scopo rieducativo. È d'accordo con il nostro scopo rieducativo, ma usa una filosofia educativa completamente diversa dalla nostra. Come mai? È una contraddizione interna che ha commesso lo speaker della squadra contro, perché poi ha sostenuto che invece la sua squadra intende ripagare con la stessa moneta. Ha commesso questa contraddizione, senza spiegarci il perché ripagare con la stessa moneta una persona che sbaglia dovrebbe essere più vantaggioso che usare solo il nostro modello, che invece segue una filosofia nella sua totalità. Andando avanti vorrei parlare del danno economico che a parer nostro la squadra contro ha tendenzialmente esagerato. Perché ricordiamo che lo Stato comunque questo tipo di lavori lo dovrebbe fare,
Quindi ci rimane in pari sostanzialmente. I lavori che compiono le persone multate sono lavori che lo Stato comunque dovrebbe fare per portare i cittadini ad essere in una condizione buona, per portare i cittadini a vivere in uno Stato pulito, in un ambiente pulito, in uno Stato che si occupa delle piccole manutenzioni, delle piccole piccolezze, di uno Stato che si occupa di parchi, di avere parchi fioriti, di ripiantare i fiori, di annaffiarli, di uno Stato bello, grazie a questo tipo di lavori. Successivamente vorrei anche chiedere come potrebbe influire così tanto a questo punto il danno economico. Prego. Anche a noi piacciono molto i parchi, ma come pensi di pagare ad esempio gli stipendi in comuni senza queste entrate? Grazie della domanda. Penso che il bilancio dello Stato non sia un argomento padroneggiamo completamente, del quale non conosciamo tutte le singole entrate e tutte le singole uscite. Ergo, se questi lavori devono essere comunque fatti e quindi lo Stato ci va in pari perché non deve pagare altre persone per farlo, non penso che possa essere così grande la perdita dello Stato, perché bisogna porre sul piatto della bilancia la perdita, magari probabile, che la squadra contro imputa di qualche centinaio di euro e dei cittadini felici, dei cittadini benestanti, dei cittadini che non soffrono la fame, dei cittadini che sono uguali dentro questo paese o qualunque altro paese dove si applichi questo modello. Cos'è più importante all'interno di uno Stato rifiuto? Grazie. Mettiamo le cose sul piatto della bilancia. Mettiamo un cittadino che non deve soffrire la fame per pagare una multa. E allora che cos'è meglio all'interno di uno Stato? Lascio a voi la risposta. Adesso vorrei appunto passare a riepilogare quella che è stata la linea argomentativa invece della nostra squadra, che sin da subito ha proposto un modello chiaro e funzionale, che seguisse un'unica filosofia, che portasse in un'unica direzione, quella di rieducare senza creare danni alle persone. Successivamente abbiamo parlato dell'impatto che la nostra proposta potrebbe avere e ha su tutti e tre gli stakeholder della mozione, analizzando quindi a 360 gradi quello che la nostra proposta scaturirebbe. Andando avanti abbiamo parlato anche di una questione valoriale molto importante e che all'interno di questa mozione è estremamente rilevante: il tempo. Il denaro può scaturire dal tempo, ma il tempo non può scaturire dal denaro. Il tempo non lo possiamo pagare, il tempo non lo possiamo comprare. Il tempo è uguale per tutti su questa terra ed è ciò che la nostra squadra sostiene. Che attraverso un'uguaglianza della legge per i cittadini possiamo avere uno Stato migliore. Possiamo proporre una vita alle persone che vivono all'interno di questo Stato nettamente migliore. Quindi, in conclusione, invito tutti quanti a mettere una bilancia che ponga da una parte il benessere, la rieducazione, come la nostra squadra ha mostrato il voler rieducare le persone attraverso un'unica filosofia, non scegliendone due, non un modello con due filosofie diverse che in qualche modo dovrebbero essere tutte e due efficaci, senza spiegarci il perché dovrebbe essere più efficace o adottarne due, o una delle due dovrebbe essere più efficace dell'altra. Ringrazio i giudici per l'attenzione. Comincio da 3, 2, 1. Buonasera, gentili giudici e gentili ascoltatori. In quanto terzo speaker della squadra contro, utilizzerò oggi la parte iniziale del mio discorso per confutare quelle che sono state le argomentazioni e le spiegazioni, le evidenze che sono state portate alla luce dai nostri avversari, per riportare questo dibattito sul piano della verità e garantire in questo modo una comprensione corretta della mozione che stiamo oggi trattando. Utilizzerò gli ultimi minuti a mia disposizione per ricapitolare quella che è stata la linea argomentativa sostenuta da me e dai membri del mio team. Inizio la confutazione basandomi su ciò che è stato portato sin dall'inizio dalla prima speaker della squadra avversaria, ovvero gli stakeholder. Abbiamo gli individui, lo Stato e la comunità. Inizio dicendo che, dal mio punto di vista, portare come stakeholder coloro che commettono le infrazioni, che quindi dovrebbero beneficiare di quella che è appunto la mozione di cui oggi stiamo trattando, è, da un punto di vista intrinsecamente filosofico e morale, scorretto. Tralasciando questo, però, è stato detto dalla squadra avversaria che
solo col loro modello vi sarebbe una piena giustizia, ovvero una legge che varrebbe allo stesso modo per tutti, dicendo che adesso lo status quo non permette questa uguaglianza all'interno della legge, perché il ricco da una pena, che da una, diciamo da una multa, non verrebbe minimamente toccato, perché appunto dispone di una gran quantità di denaro. Questo pensavo fosse abbastanza scontato, ma il perché uno abbia tanti soldi non è necessariamente correlato al fatto che ne possa spendere quanto vuole o che non venga comunque un dispiacere dall'utilizzo rifiuto. Non venga un dispiacere, una mancanza da quella che è appunto il pagamento di questa multa, quindi è stata commessa un po', diciamo, di superficialità dalla squadra avversaria. Venendo invece al secondo stakeholder di cui hanno tanto parlato, si è parlato di Stato. Secondo la squadra avversaria, lo Stato gioverebbe se questa mozione verrebbe affermata. Quello che noi invece vi abbiamo dimostrato è che lo Stato non avrebbe più entrate, entrate che appunto deriverebbero da queste multe. E quello che fa ancora più, quello che fa ancora più strano è che la squadra avversaria abbia parlato della mancanza di denaro e di fondi per realizzare certi lavori. E io vi dico, questa mancanza verrebbe ancora più aggravata dalla mancanza del pagamento delle multe, come la squadra avversaria si è fatta portatore all'interno di questo dibattito. Prego. Ma esattamente voi come sapete quante delle entrate delle multe, che non sono le uniche entrate dello Stato perché ce ne sono altre, finiscono nei lavori delle infrastrutture? Cioè, qual è la vostra fonte di affermazione? Ringrazio per la domanda. E questo era all'interno della mia confutazione, per cui lo anticiperò al fine di rispondere in modo preventivo alla domanda. E è molto facile sapere quanto uno Stato ha all'interno del suo, diciamo, della sua reddita economica. E l'Italia basa molto all'interno delle multe, soprattutto all'interno dei comuni. Quello che però è stato detto dalla squadra avversaria è che non vi sarebbe un cambiamento dal pagamento delle multe, parlando addirittura di costi di 100 euro. Le multe in Italia non rappresentano 100 euro sul bilancio dell'economia del paese, per cui che sia una percentuale o un numero in particolare, quello che conta è che non si tratta di un prezzo irrisorio, non si tratta di una quantità di denaro di cui disporrebbe in ogni modo, ma si tratta di una quantità di denaro che sarebbe fondamentale ed è tutt'oggi fondamentale per realizzare parte dei lavori di cui la squadra avversaria ha tanto parlato. Parlando quindi appunto sempre di lavori, queste spese tagliate, che verrebbero dunque aggravate la mancanza di denaro da quella che è l'assenza delle multe, secondo la squadra avversaria sarebbe completamente risanata dal lavoro di questi individui, quindi dei lavori socialmente utili. Ora, tralascerò quella che è l'organizzazione di tali lavori, di cui il mio secondo speaker ha compiuto un'eccellente confutazione. Ora io vi chiedo di fermarvi sulle competenze. Stiamo chiedendo a individui che hanno commesso dei reati di mettersi alla guida o ad operare all'interno di lavori che servono alla comunità, senza sapere quali siano le loro competenze. Rifiuto. Senza sapere quali siano le loro competenze e senza poi organizzare, quindi bisognerebbe anche lavorare in modo intrinseco tra competenze, la quantità della pena, le ore che ognuno ha a disposizione, che così potrebbe appunto favorire la buona riuscita di tale lavoro. Per cui una persona che ha da pagare una multa irrisoria, di cui la squadra avversaria ha detto, anche di pochi soldi, si tratta comunque di una necessità, rifiuto. Si tratterebbe comunque di un bisogno di pagare tale multa attraverso il lavoro socialmente utile, per cui alcune persone si troverebbero per poche ore a lavorare in dei cantieri senza avere delle minime competenze al riguardo. Come può essere risolto il problema della comunità ponendo al lavoro persone di cui non si conoscono le competenze? Piai. Ah, certo. Sei consapevole che normalmente questo tipo di lavori vengono svolti da precari, cioè persone che non hanno competenze in merito a questi lavori? È la definizione del dizionario. Ringrazio per l'argomentazione all'interno del nostro POI e rispondo dicendo che i lavori socialmente utili non devono per forza corrispondere a ciò che è necessario per la società. Un lavoro socialmente utile
è ad esempio pulire ad esempio un muro perché è stato vandalizzato. Ciò di cui ha bisogno la società e ciò di cui renderebbero possibile le multe attraverso gli introiti che portano all'interno dello Stato sono dei lavori molto diversi. Ricostruire strade, avere poi anche i fondi per pagare i materiali. Come li paghi i materiali? Facendo lavorare le persone basta? Su cosa lavorano? Con quali mezzi? Con quali materiali? Con quali utensili? I soldi? Dove verrebbero tirati fuori secondo la squadra avversaria? E oltretutto poi, secondo il loro modello, si creerebbe un'attesa, una fila lunghissima, che naturalmente potrebbe portare al pagamento di quella che è l'infrazione che ho commesso, quindi della pena, dopo molto tempo. Ma dobbiamo ricordare che il nostro codice di leggi si basa anche sulla certezza della pena e l'immediatezza di tale esecuzione, cosa che la squadra avversaria ha completamente dimenticato. Scusa se l'hai mente protetto. Per quanto riguarda invece ciò che è stato sostenuto dalla mia squadra avversaria, ha invece dimostrato, a differenza di quello che vi ha detto l'altra speaker, che il nostro modello è particolarmente efficace. È efficace perché? Perché unisce lo scopo rieducativo alla tutela dello Stato e della comunità che vive all'interno di suddetto Stato. Vi abbiamo dimostrato di come le multe portino dei soldi all'interno dello Stato e noi tuteliamo quindi la comunità e lo Stato allo stesso tempo. Per cui non si tratta di un modello ambiguo, si tratta di una nostra lettura del topic, lettura che noi potevamo fare e abbiamo deciso di eseguire. E poi vi abbiamo dimostrato anche che il surplus andrebbe a creare un problema nell'organizzazione all'interno dei lavori socialmente utili, che vi ricordo che la squadra avversaria ha proposto come sostituzione del pagamento di queste multe, di queste infrazioni conseguite appunto alla non corretta adesione del codice della strada. Vi ringrazio e concludo qui il mio intervento. Buonasera a tutti. Con questa mia ringa voglio cominciare con un qualcosa di particolare. Voglio paragonare questo dibattito a un giro di valzer, che è stato ballato, devo ammettere, tra due partner che sono stati veramente molto affiatati fra di loro. Abbiamo ballato insieme seguendo una sintonia, direi, molto lucida, che ci ha visto concordare su diversi punti, che ora analizzerò, però al tempo stesso c'è stato qualche pistone sgambetto, vale a dire i punti di scontro, che alla fine, a nostro avviso, hanno visto uno dei due partner esibirsi in maniera migliore rispetto all'altro. Per quanto riguarda i punti in comune, vale a dire ciò su cui abbiamo concordato, vi sono valori fondamentali, tra cui l'equità nel somministrare la giustizia, tra cui, ad esempio, la funzione nel tempo, tra cui, ad esempio, anche il valore e l'efficacia dei servizi socialmente utili che noi stessi abbiamo contemplato all'interno del nostro modello. Su questa cornice, però, poi ci sono state delle differenze anche sostanziali su certi punti, che a nostro avviso ora voglio ricapitolarvi. Il primo grande punto di scontro ha riguardato quello che è l'aspetto organizzativo, economico, amministrativo e finanziario. Cosa significa? Beh, che la nostra squadra vi ha portato un modello che è intrinsecamente sostenibile. Infatti, non possiamo andare avanti, le amministrazioni dei nostri paesi non possono procedere senza i fondi derivanti dalle multe. Questo la squadra Compro non è riuscita a dimostrarci in maniera sufficientemente chiara come riusciremmo a produrre tutto quel denaro che non solo dovrebbe essere la sostituzione di ciò che paghiamo, di ciò che spendiamo per pagare, ma anche per tante altre voci di spesa che rimarrebbero insolute. Il secondo punto, invece, riguarda la necessità, a nostro avviso, di adeguare le pene. Forse questo punto non è stato completamente colto. Per questo motivo tengo a fare un'ulteriore chiarezza. Noi non vogliamo pagare con la stessa moneta il colpevole. Noi qua non stiamo disquisendo tanto del peccatore, quanto del peccato in sé. La nostra idea è più generica. La nostra idea riguarda la correlazione, a nostro avviso, necessaria tra tipologia di infrazione e tipologia di sanzione. Questa è una differenza che la squadra Compro invece non ha sostenuto, ma a nostro avviso è fondamentale. A un danno contro la comunità deve corrispondere un risarcimento contro la comunità, come ha già attualmente applicato prendendo il caso dei graffittari, dei griffer, che vengono a loro volta ripagati risanando il loro danno, come afferma l'ultimo speaker. L'ultimo grande punto riguarda invece una considerazione più generale e più astratta sul senso di giustizia in sé.
Infatti, nonostante quelli che sono i valori che riguardano la giustizia uguale per tutti, decantati dalla squadra, però a nostro avviso invece c'è parso che in alcuni tratti siamo andati contro all'idea stessa che sta alla base della giustizia. Cesare Beccaria ci ha detto che è fondamentale non tanto la gravezza, la gravità, lo spavento derivante dalla pena, quanto la sua certezza. Come ha ammesso la terza speaker della squadra pro e come ha ammesso e come poi ha confutato il mio terzo speaker, l'idea di questa lunga lista di attesa contrasta fortemente con questa certezza della pena. Ma che certezza ho di essere magari punito tra 5, 6, 7 mesi con davanti tantissime milioni di altre persone? Ma quale certezza ho? Queste, come abbiamo discusso un altro giorno, queste sono grida, questo provvedimento sono delle grida vuote che sarebbero difficili da applicare perché non avrebbero una reale possibilità di essere eseguite a livello pratico e amministrativo. A questo punto voglio quindi riguardare il dibattito. Ci siamo scontrati su diversi punti, però al tempo stesso abbiamo concordato su importanti valori. Entrambi vogliamo il conseguimento di una giustizia equa, entrambi vogliamo una giustizia che vada effettivamente a punire coloro che hanno sgarrato. Però, mentre il nostro modello vi propone un modo efficace e sostenibile per farlo, quello della squadra pro invece non lo supporta. Voglio quindi ringraziare tutti voi per l'attenzione e la squadra avversaria e concludere qui il mio intervento. 4 minuti e 15 secondi. Bene, non ci resta che dare la parola alla squadra pro per la sua linea finale che concluderà questo interessante dibattito. Il mio intervento inizia tra 3, 2, 1. Salve a tutti, sono Sofia, ultima speaker della Casa Pro. Sono qui per cristallizzare quelli che sono stati i momenti salienti di questo dibattito e tirarne le fila. Vorrei iniziare subito analizzando quelli che sono stati i tre maggiori punti di scontro che sono venuti fuori da questa disputa decisamente molto accesa e molto movimentata, proprio come un ballo di valzer. Allora, il primo grande punto di scontro è stato sicuramente il discorso economico. Un discorso economico che la squadra contro, cioè, ha interpretato, potremmo dire, la squadra contro sostiene una società che si regge interamente sulle tasse, sulle multe. Non ci sono altre entrate, tutto è basato sulle multe. Affermazione tra l'altro decisamente opinabile, perché non è stata suffragata da nessuna evidenza, da nessuna fonte di alcun tipo. Sostanzialmente i nostri avversari suppongono che sia così e quindi ci basano un'intera argomentazione. Noi invece abbiamo guardato ad una realtà effettiva, cioè che le multe non sono così grandi come entrata dello Stato e comunque verrebbero ripagate dalla mancanza di un dover pagare coloro che invece devono essere pagati per i lavori socialmente utili. Il secondo grande punto di scontro è stata invece l'equità. La squadra avversaria sostiene una società decisamente non equa, per quanto a volte afferma il contrario. Afferma che vuole una società equa, ma poi ci dice che i poveri non possono fare infrazioni del codice della strada, perché i poveri devono stare attenti, i ricchi invece possono. Perché? Perché tutti possono pagare. Suffragando così la nostra argomentazione che vedeva invece nell'equità un grandissimo punto a vantaggio. Noi sosteniamo, al contrario della squadra avversaria, una società che sia più equa nelle sanzioni e che metta la legge come davvero parametro uguale per tutti, perché la legge, lo ricordiamo ai nostri avversari, è uguale per tutti. L'ultimo grande punto di scontro è stata l'efficacia di questa proposta. I nostri avversari hanno sostenuto una proposta in parte molto efficace effettivamente, ma la parte efficace era la nostra parte, perché la loro parte non è stata suffragata da alcun tipo di argomentazione. Hanno affermato che sarebbe efficace, ma non ci hanno detto perché la loro parte sarebbe efficace, affermando che invece la nostra lo era moltissimo. E vi ringraziamo per questo complimento e per aver dato ulteriore forza alle nostre argomentazioni. Noi invece abbiamo parlato di un'efficacia concreta e l'abbiamo analizzata da tutti i punti di vista possibili, dal punto di vista dei cittadini che si vedono ripagare una giustizia equa e che vedono una punizione efficace perché batte sul problema del tempo, che è un problema
che è un qualcosa a cui tutti teniamo moltissimo, e quindi questa diventa una punizione efficiente. L'abbiamo vista dal punto di vista dello Stato, che ne guadagna e ne va in pari per il benessere dei cittadini e per i lavori socialmente utili, e l'abbiamo visto dal punto di vista della collettività, che vede finalmente i lavori socialmente utili essere effettuati. Da questo dibattito possono uscire due visioni diverse, due società diverse. La società della squadra contro è una società inequa, ingiusta, in cui effettivamente i poveri non possono permettersi un'infrazione e i ricchi invece possono, in cui la giustizia non è davvero uguale per tutti, ma questo in parte, perché l'altra parte della società che i nostri avversari ci propongono è una società molto equa, una società giusta. E perché lo è? Perché è la nostra società, perché loro hanno preso in parte la nostra società. Noi crediamo in una società che sia equa, in una società che veda nel benessere della collettività il principale intento dello Stato, che vuole dei cittadini, che i cittadini vivano bene, che non debbano affamarsi per pagare una multa, che i cittadini siano davvero tutti uguali davanti alla legge. Noi difendiamo la giustizia come equità. Questo è il nostro grande valore, questo è quello che noi oggi sosteniamo. Noi crediamo in una società che sia equa, in una società che sia giusta. Noi crediamo nella giustizia uguale per tutti, noi crediamo nell'efficienza e nella giustizia, e saremo sempre pronti a difenderla. Grazie. 4 minuti 06.